Salve a tutti! Oggi sono qui a farvi questa non recensione della Roland MC707. E che è una non recensione? Vi spiego. Io non ce l'ho una 707. L'ho comprata, per 3 giorni l'ho usata. E in quei 3 giorni mi sono sentito come il bambino di questo video. Convinto di avere una mela in mano, la mordo ed è una cipolla. E la mangio lo stesso, piangendo. Poi la 707, il quarto giorno, ha deciso di buggare malamente e l'ho rimandata indietro. Possiamo dire che con me non ci doveva proprio stare? E non mi pare. E niente, ho deciso di fare questo video per raccontarvi e perché non ho i soldi da dare all'analista, perché vanno tutti in macchine. Battute che non si discostano dalla realtà più di tanto, a parte. Prima di addentrarci in questo video, ho bisogno di fare una piccola premessa. Io non sono sponsorizzato da Roland, da Behringer, da Korg, da nessuno. Solo da Michele, è l'unico sponsor che ho. Comunque, piccola parentesi a parte. Dicevo, io non sono sponsorizzato da nessuno. Sono solo un semplice avanzo di periferia che si compra i propri strumenti perché vorrebbe suonarli, no? E poi ho questo padrino di video, che ho preso sul serio relativamente da poco. E il mio canale sta diventando un po' la storia del mio viaggio nella musica, della mia ricerca della gioia di suonare. E questa è la prima recensione negativa, in modo aperto, perché non è stata in grado di darmi gioia, solo grandi domande e perplessità. E una lista di feature request che ho scoperto essere un decimo di quelle che ci sono in giro per la rete. Quindi, nonostante non sia il mio stile sbilanciarmi così su uno strumento che, tra l'altro, ho conosciuto davvero poco, ma mi è bastato, ho deciso di farla. Perché si tratta di un investimento grosso, ragazzi, sia economicamente e sia in fatto di impegno, di tempo per imparare, e si dice il tempo è denaro, e in realtà il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, quindi 1000 euro, 900 euro, quant'è? Aspetta un attimo, va là. Ma voglio farvi capire un po' meglio il mio metodo di misura, il tipo di persona che sono e perché per me questa macchina non vale il suo prezzo. Allora, io ho il Siren, lo vedete qua dietro e lo sentite nel background. L'ho pagato 700 euro appena uscito, adesso viene un qualcosa in meno, 50-100 euro in meno, ma a me non mi interessa. Il value for the money di questo sintetizzatore per me è altissimo. Cioè, è l'unico synth che ho che mi basta aprire il filtro per avere un brivido immediato lungo la schiena. Beh, è eccezionale e mi ispira tantissimo perché fa quello che deve fare e lo fa bene. È semplice e suona ad orgasmo. E mi basta questo per scordarmi all'istante di averlo pagato uno sproposito. E qui, paragonandolo alla parte synth della 707, uno ci pensa e può dirmi: ma se sei felice con un mono a 2 oscillatori, qui ne hai 4 per 8 canali per 128 voci, ma che cazzo vuoi? E avresti anche delle ragioni, ma io in realtà non mi lamento della parte synth. Vi posso solo dire che avere tutto quel potenziale controllabile solo da 4 knob è estremamente riduttivo. Se volessi la parte synth, insomma, mi comprai la Jupiter X o l'XM, ho il doppio delle voci e i controlli a pannello, vincono su tutto. Se volessi il synth e se non volessi buttare i miei soldi. Comunque, fin qui la 707 sembrava ancora una mela, era il primo giorno e io ero ultra felice. Il secondo giorno provo la drum part. Sacco di suoni, tutti belli, sequencer anche abbastanza intuitivo, non ai livelli di un Electron, ma si difende comunque bene. Comincio a notare che non c'è il solo alle parti, che non puoi copiare gli step sul sequencer o muoverli a destra e a sinistra, non puoi spostare le clip, il compressore non ha riferimenti visivi, per salvare devi fermare il sequencer e scrivere il nome dei file, un'emicrania. Insomma, diciamo che ho dato il primo morso, è una cipolla, ma lo sto ancora negando a me stesso. Ma tanto piango domani. Terzo giorno provo la parte slicer barra stretch barra looper e la macchina ha 3 recorder e tutti e 3 si richiamano con 3 diverse combinazioni di tasti in 3 diverse finestre, giusto per dire 3. Provo a ricampionare quello che ho fatto il giorno prima e vado liscio. Applico gli slice ed è un attimo, un secondo, ho fatto tutto. Poi ci ripenso e dico, ma fammi cambiare un po' gli slice, va? Torno al sample appena salvato e non c'è l'opzione slice. Cioè, ma che cazzo? Comincio a cercarla, menu, sottomenu, a tendina, del sottomenu, a scorrimento. Niente.
Non c'è. Che faccio? Boh, ricampiono. E ricompare meno slice. Cioè, in pratica puoi applicare lo slice solo a ciò che hai appena campionato e non a ciò che hai in memoria o a quello che importi dalla schedina SD. Unito alle 60 secondi totali di sampling, insomma, in quel momento a me cominciano a bruciarmi gli occhi. Quindi, ricapitoliamoci un attimo. Abbiamo 3 recorder e solo uno di questi ha lo slicer. Che cazzo. Provo lo stretch barra looper. Perché lo chiamo stretch barra looper? Perché il menu, insomma, il menu ha un bel po' di funzioni. Anche qui due algoritmi di stretch. Posso dirgli le battute, gli step su cui stretchare. Si è fatto bene. Poi scrive la parte slice nel sequencer e non scrive. Pigio, pigio, ripigio e non succede nulla. Poi faccio caso che avendo uno stretch lungo 8 step si illuminano i primi 8 step e basta. Quindi la parte stretch mi permette di lanciare la parte stretchata dall'inizio alla fine come un looper e basta. Posso scegliere uno start o un endpoint sul campione, ma è uno per clip e basta. Quindi se volessi fare ad esempio dei break pazzi dovrei ricampionare la parte stretch nella parte drum, ma così perdo lo stretch. E ricordate che in tutto questo resampling abbiamo solo 60 secondi. Ora, a voi magari detta così la cosa potrebbe non sembrare tanto grave. Potreste anche tranquillamente farci l'abitudine. Ma il discorso è che queste funzioni, lo slice sulle parti in memoria e la manipolazione della parte stretch, con diversi parametri assegnabili per step, lo fa la Octatrack. Ok, costa di più. Lo fa la Live, quella ti fa anche il caffè a momenti. E questo guarda la 707, ma ragazzi, lo fa la Korg ESX. 20 anni di sampler, 20, eh? E ha pure il doppio della memoria in stereo. Quindi io da possessore di ESX, in quell'esatto momento mi sono reso conto di aver comprato una cipolla a ben 831 euro, perché questo è il prezzo a cui l'ho pagata. Non regge il paragone con una Korg SX e io volevo paragonarla con cosa? Con la Live? Non è fattibile in nessun campo. Cioè, samples, la Live ne ha molti di più e molte più memorie, sia totale che per progetto. Ma molta di più, anche molte più possibilità di espanderla. Synth, la Live by plugin. Sampling, la Live by sample e il looper. Uno ci campioni quanto cazzo vuoi, l'altro taglia il sample a seconda delle barre che suoni e te lo loopa. La 707 non lo fa, soltanto il looper. Ma abbiamo visto prima che... vabbè. Mappabilità, lasciamo stare. Connettività, la Live al Bluetooth, Wi-Fi, USB MIDI per 2, plug and play, che vuol dire che puoi attaccarci dentro direttamente il controller e gli dà anche la corrente per il MIDI direttamente, non hai bisogno di attaccare il MIDI. Allora, USB per PC... 2 MIDI in, 2 MIDI out, un audio in stereo, 3 audio out stereo, la porta per la SD, la possibilità di inserire anche un hard disk esterno, l'avevo già detto. Mentre la 707 ha un MIDI in, un MIDI out, un MIDI through, una porta USB per PC e basta, una serie Aira. Vabbè, una coppia di audio out, un audio in e un send return FX. È un ingresso SD con un coperchio avvitato, ragazzi, sul serio, è avvitato. Quindi loro non vogliono che tu tiri fuori la loro SD perché vogliono che tu usi i loro campioni, in realtà. Però la cosa è che nella scatola non te la danno nemmeno con un cavo USB. Cioè, non ha nemmeno la pellicola sullo schermo. E l'unica roba che ha in comune con la MPC Live è che costano uguale. Metti pure che la 707 non ha canali MIDI dedicati. Puoi usarne uno per sequenziare synth esterne via MIDI, ok, ma devi abbassare l'audio del fader e rinunciare al canale. In più non puoi processare l'audio in tempo reale, ancora tutte cose che la SX o la MX fanno. Che altro? Non ha song mode. Ha un mezzo modo di poter controllare il lancio delle clip dall'esterno, ma ripeto, dall'esterno. Non ha arpeggiatore, non ha il preconteggio del metronomo, non ha tutti i control change mappabili e non so se avete visto il numero di potenziometri di knob che ha. E queste sono tutte feature che, ripeto, trovo su una macchina vecchia di 20 anni che costa la metà. E nonostante tutto questo, io avevo ancora intenzione di mangiare la mia cipolla. Ho pensato, non sostituirà né la MX né la SX, ma sarà una buona compagna. D'altronde, come ho detto, il motore synth è valido. Ha una caterva di suoni e anche se 800 rotti euro orca troia si bruciavano,
Questi ho detto arriverà un altro update. Ma lei dice no. Il giorno dopo l'accendo e sequenza della drum part non esce più dalla demo mode. Inserisco degli step, lancio il sequencer e questo comincia a scrivere step a caso di colori diversi senza suonarli. Entrata nella modalità discoteca. Tutto molto bello, ho fatto una sequenza e niente, mi è risalito il rave del 2006, ma di suonare non se ne parla. Ho fatto il reflash del firmware, ho acceso i ceri a San Gennaro, ho urlato contro il cielo. A una certa lei mi ha dato una schermata nera con scritto reload RAM e niente. L'ho rimpacchettata e l'ho rimandata indietro. Non voleva proprio sapere di stare con me. Che vi devo dire, capita anche più belli. All'inizio volevo la restituzione, il cambio prodotto. Poi ho pensato ai pro e ai contro, all'hardware, al prezzo, a tutti gli update che dovrebbero implementare. E lì ho deciso di non volerla più indietro. Per gli update, sì. Ho già la mia bella esperienza con la MPC Live. Stiamo aspettando ancora funzioni basiche come la multitimbralità MIDI. E sono stanco di aspettare update che non arrivano mai per una macchina e non volevo cominciare a farlo per la seconda. Anche perché sono tanti e ho dubbi che la CPU possa reggerli tutti. Comunque sia, io mi auguro che la 707 in realtà in futuro sia in grado di farmi mangiare il cappello un giorno. Ma riprenderei pure perché è leggera, suona bene. Ha molti controlli a pannello come piace a me, ma per ora non vale il prezzo, almeno per me. Sono macchine in giro allo stesso prezzo che sono più stabili, è semplicemente un dato di fatto, non è a mio parere. E ora di tutto questo voi potreste pensare anche un po' colpa tua, zio, informati prima, no? Proprio vi state informando da me. Ma la macchina è nuova, dai, questa scusante dalla mia. E tra l'altro io parlo in inglese come in italiano e guardo un sacco di review in inglese, non voglio dissare nessuno, però e non farò nomi, però penso che ho capito che se non fanno vedere una feature di una macchina perché quella cosa non la fa, un punto base, mettiamola così. E devo ringraziare lo sponsor di questo canale, l'unico sponsor, Michele, come vi ho anticipato all'inizio della puntata. Per finire nei ringraziamenti a fine puntata potete fare una donazione anche solo di 1 euro, e ragazzi io non è che ho abbassato la soglia da 3 euro a 1 euro per una mia cosa volontaria, che ho scoperto dopo che si poteva abbassare. Ravanando poi nelle impostazioni ho letto, è donazione minima 1 euro, ho detto che cazzo. Cioè non è che io pretendo 3 euro così, per me la cosa potrebbe essere la donazione libera. Il tetto minimo che impostano su Buy My Coffee è 1 euro, e comunque questo è diciamo il prezzo da pagare per sostenere il mio canale e per finire nei ringraziamenti a fine video con qualunque nome voi mi mandiate nel messaggio, perché quando voi donate potete mandarmi un messaggio su Buy My Coffee dicendo quello che volete e firmandovi. Ecco, il nome con cui vi firmerete io sarà il nome che metterò nei ringraziamenti a fine video, qualunque nome sia. Bene ragazzi, per questa non review è tutto. E che la gioia di suonare sia con voi, ve lo auguro tanto.